Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento nell'ascoltare le storie di vita dei nostri ospiti. Oggi siamo qui con Luca che si rende disponibile per la seconda volta a venirci incontro proprio per questo spazio di ascolto, prevenzione e sostegno di chi ci sta ascoltando. Luca è nostro ospite da un po' di tempo, ha fatto un percorso molto sostanzioso partendo appunto da un'alta protezione, una media fino ad arrivare a una bassa protezione. Questo è un momento molto importante per lui ed è per questo che sta volendo lanciare un messaggio a chi ci guarda, proprio per far capire come l'impegno, la costanza e anche il sacrificio sia stato importante per lui per questo momento di reinserimento sociale che viene offerto anche dal nostro servizio nell'aiutare i nostri ospiti. Quindi grazie Luca di questa tua disponibilità. Vuoi iniziare a parlarci di questa tua esperienza? Buongiorno, io sono Luca, ho 47 anni, sono qua per dipendenza di alcol. Sono arrivato nel 2013 e quando sono arrivato è stata la mia prima comunità, non sapevo cosa andavo incontro. Sono arrivato addirittura a un certo punto del percorso a mollare, a tornare indietro, ma con l'aiuto degli operatori, dei miei compagni, facendo i gruppi, sono riuscito a capire tante cose, da dove avevo sbagliato e da dove erano i miei problemi. Sia lavorando soprattutto sulla sostanza, sulle aggressività, sull'impulsività. Di lì, piano piano, sono andato avanti e ho fatto l'alta protezione, la media e poi sono arrivato in bassa, dove ho avuto una grande occasione, mettermi a confronto col mondo reale. Per me non è stato facile e non è ancora tuttora facile, perché quando si esce si è sempre in pericolo sulla sostanza, sull'alcol, su tante cose. Ecco, facendo un passo indietro, tu appunto identificavi dei momenti di pericoli, soprattutto parlando di quest'ultimo periodo, quindi la bassa protezione in cui si è un po' più liberi proprio di sperimentarsi sul territorio. Tu hai avuto delle esperienze lavorative che ti hanno portato anche in determinati contesti sociali e quindi di conseguenza a sperimentarti realmente con la difficoltà. Che difficoltà si possono incontrare in questo momento del percorso di una persona che sta affrontando una dipendenza? Ma nelle difficoltà, nell'ambito che mi è capitato a me, il primo lavoro che mi è stato veramente a portata è stato che c'era l'alcol, le feste. Io in quel momento lì avevo ancora tante paure, non ero ancora pronto ad affrontare questa situazione e per quel motivo lì ho poi perso anche la prima opportunità di lavoro e per me non è stato facile. Quindi ribadiamo sempre: cosa può portare via l'alcol o comunque qualsiasi tipo di dipendenza, nel tuo caso il lavoro o anche comunque altro? Ci possono essere delle perdite nel senso della fiducia, della famiglia? Come sei riuscito a reagire tu a questo tipo di perdite e anche soprattutto quello che riguarda il tuo lavoro, dato che parliamo di questo momento? Come sono riuscito a reagire sul punto dell'alcol? Innanzitutto a fare dei colloqui individuali, a trovare di nuovo il punto e a superare le paure che avevo dentro di me. Dopo che ho superato tutti questi punti qua, con difficoltà, e lo ammetto, ho avuto un'altra opportunità.
ho iniziato a fare volontariato da un anno e questo per me è stata una grande forza di volontà, aiutare proprio le persone in difficoltà, con tutte le problematiche come fanno nel mio caso, le sostanze, l'alcol. E stando assieme a loro ho imparato proprio ad accettare le cose piccole, sincere. E adesso ogni tanto si fanno delle feste dove c'è l'alcol sui tavoli e me ne sono accorto che proprio il problema non mi dà proprio più fastidio. Vedo che bevendo aranciata, acqua, Coca-Cola ci si può divertire anche senza fare uso di sostanze e questo per me è una grande cosa. Quanto è stato importante il sostegno della famiglia, degli operatori in questa tua costanza nel resistere all'alcol? L'impegno che ho portato avanti con gli operatori è stato veramente tanto. Posso dire grazie alla comunità che mi è stato vicino, agli operatori, ai miei familiari, ai miei servizi. Mi hanno dato tanti quegli strumenti che dove se sono in difficoltà posso utilizzarli. E cosa che prima non riuscivo a fare, non riuscivo a parlare, mi chiudevo in me stesso e cadevo nella sostanza, nell'alcol. Quindi è importante imparare nuove strategie di reazione, imparare la richiesta di aiuto, mi viene in mente da quello che stai dicendo tu, no? Imparare a chiedere aiuto, imparare a gestire le proprie problematiche in altra maniera, giusto? Stai dicendo che è molto importante fare questo, la costanza nel gestire questa situazione qui. E per te è stato anche molto importante, proprio perché da questo volontariato in Caritas che hai svolto per un anno si sono aperte altre porte molto importanti per la tua vita. Ce ne vuoi parlare? Che magari può essere anche di sostegno e di speranza proprio per chi magari si trova nel disagio di una dipendenza e pensa di non poterne uscire, di non poter mai più avere una vita normale, diciamo, tra virgolette. Dopo un anno di volontariato hanno visto come lavoravo, come mi comportavo e mi hanno dato tanta fiducia fino al punto di avermi dato l'opportunità di una proposta di lavoro che l'ho accettata e finalmente sto lavorando. E questo per me è una soddisfazione, un traguardo che non pensavo mai più di riprenderlo in mano nella vita mia. Quindi Luca, se dovessi dare un messaggio, un consiglio a ragazzi, anche giovani o comunque uomini, donne di qualsiasi età, cosa potresti consigliare? Come reagire a un problema di questo genere? Ma le famiglie che mi ascoltano fuori in questo momento, io gli direi col cuore di non nascondersi, di non avere paura se hanno dei problemi di sostanza, di alcol, soprattutto per i figli che sono giovani. E mi capita a me di vedere fuori parecchie persone, parecchi ragazzi che sono buttati in mezzo alla strada in difficoltà e questo mi dispiace tanto. E un'altra cosa che posso dire veramente, se vi volete fare aiutare, questi sono i centri adatti per farvi aiutare. Grazie Luca di questa tua testimonianza, grazie della tua disponibilità e sicuramente questo può essere, ripetiamo, di conforto ma anche di aiuto per le persone che hanno paura o non sanno a chi rivolgersi. Quindi grazie e arrivederci a tutti.